In realtà sul patto di stabilità l'impressione è che non siamo proprio mai stati in partita, Mm. purtroppo. E questo fatto anche dei ricattini sul MES o queste difficoltà anche del nostro ministro, che purtroppo si è ritrovato spesso schiacciato tra le liti e la gara a chi metteva più veti tra la Meloni e Salvini, non ha dato al nostro ministro dei grandi margini, come dire, di negoziazione, di E incisività anche di nei credibilità, consigli. forse le dice. Sì. Capito? Quindi questo è, secondo me, è stato un problema enorme che poi ha avuto riflessi anche sul negoziato del patto di stabilità. Non è il fatto in sé di non aver ratificato il MES, ma il fatto di avere un ministro costantemente schiacciato da queste dinamiche della sua maggioranza, tale Sì. per cui quando magari lui negoziava qualcosa all'Ecofin, dopo un'ora c'erano la gara dei comunicati a chi la sparava di più sui pugni sul tavolo tra la Meloni e Salvini.